Buonasera signore e signori, ragazze e ragazzi, e siamo qui per la quotazione. Quindi ieri abbiamo visto Ethereum, la moneta si chiama Ether, vi ricordo, e vediamo la quotazione più nel breve periodo, direi, perché così a vista possiamo già riconoscere un andamento con trend crescente, molto simile comunque che ha lo stesso andamento per quanto riguarda Bitcoin. Quindi vedete, abbiamo un trend sostanzialmente, qui siamo nel 2020, quindi 12 dicembre 2020 per esempio, valeva 470 euro ad Ether, ma vedete è continuato a crescere, ha continuato a crescere la quotazione ed è arrivata fino a direi ad un massimo di circa 3.000 euro per ogni Ether. Dopodiché c'è stata una discesa, e qui riconosciamo un po' l'andamento in questo periodo, 20 maggio, vedete, ricordate quando abbiamo visto il Bitcoin che ha avuto un andamento molto simile, quindi una caduta e una successiva stabilizzazione. Quindi adesso siamo in un periodo di relativa stabilità. Naturalmente sono sempre monete che subiscono una notevole volatilità nel tempo. In particolare qui vediamo una crescita in questo arco, però appunto non c'è nessuna garanzia di mantenersi costanti o comunque di crescere positivamente. Volevo vedere insieme a voi, ad esempio in 5 anni, quindi qual è stato l'andamento un po' più generale della moneta, per capire, e qui forse è ancora più evidente, vedete come dal 2016, ad esempio, quando valeva 11 euro a Ether, e quindi una quotazione veramente bassissima, ma poi, avvicinandoci appunto al periodo del 2020, c'è stata una notevole impennata qui ancora più evidente con questa punta massima. Adesso è in calo, ma si sta mantenendo in questo periodo abbastanza costante. Quindi un andamento che rispecchia parte comunque quello che abbiamo visto essere l'andamento dei Bitcoin. Quindi segue la stessa tendenza del Bitcoin, gli stessi trend. Ha avuto appunto questa forte crescita, attualmente è in una fase di stabilità, quindi in questo periodo era consigliabile vendere, se non che questa punta è abbastanza limitata. Vediamo magari qui nell'arco del mese, vediamo come si è comportato nell'arco del mese, eccoci qua, quindi 12 maggio, vedete, poi è cominciato a scendere, ma ovviamente è difficile prevederne poi l'andamento. Per ora si mantiene stabile intorno circa ai 2000 euro, quindi direi che come analisi è sufficiente. Scrivetemi se volete altre informazioni su Ether e vi ringrazio, grazie mille per l'attenzione, ci vediamo domani. Ciao a tutti, buona serata.